Cartolina di Sossano, siamo sempre in provincia di Vicenza, un ben ritrovati da Luca Ginetto, ultima giornata di gare del campionato mondiale mountain bike orienteering, il saluto dell'atleta giapponese, una delle 30 nazioni presenti a questo campionato, 400 atleti, ancora una giornata di sole ad accoglierli pronti per questa ultima competizione. Siamo alla vigilia della gara sprint, ancora questi angoli davvero suggestivi, questo paesaggio incontaminato, le vigne, qui nasce il buon vino dei Colli Iberici, ma siamo alla vigilia della gara ed ecco pronti dunque a seguire questa ultima giornata. Al mio fianco per commentare questa gara, intanto Jaime Origi pronto a partire per la categoria Elite, con me Andrea Visioli, responsabile per il settore mountain bike orientieri della FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento, e Mauro Gazzerro, vicepresidente del comitato organizzatore e presidente della FISO del Veneto, intanto un atleta della nazionale finlandese impegnati nella gara. Allora vogliamo, Mauro, descrivere innanzitutto il percorso di questa gara sprint di Sossano. Ah, un percorso molto tecnico, perché come si vedrà è sul Monte Croce di Sossano, un'arena invidiabile e che dal parterre dell'Event Center è in parte fruibile anche dagli spettatori. È una gara sprint per cui non perdona ogni minimo errore, bisogna veramente essere concentrati dal primo all'ultimo momento, perché qui si vince l'oro in un briciolo di secondi. Davvero si gioca sui secondi la conquista di una medaglia ed è quello che cercherà di fare oggi la squadra azzurra, reduce da quella che è stata la gara delle staffette con due splendidi sesti posti conquistati dalle squadre elite maschili e femminili. Poteva nella femminile arrivare anche la medaglia d'argento, non fosse per un'ultima frazione davvero sfortunata, ma comunque due importanti risultati che pongono la squadra azzurra tra le prime sei al mondo ed è un grande risultato tecnico. Andrea Visioli, ancora prima di vedere poi cosa succederà quest'oggi nella gara sprint. Sì, buonasera. Sì, diciamo che abbiamo lavorato 3 anni e abbiamo lavorato bene, senza falsa modestia, con la nazionale, raggiungendo un livello tecnico e di preparazione atletica che indubbiamente ci ha proiettato nelle prime top 6 mondiali. Sicuramente i risultati che sono arrivati sono addirittura al di sotto delle nostre aspettative, visto comunque l'esordio con le due medaglie di Laura Scaravonati e di Riccardo Rossetto nella lunga distanza tra Marostica e Bassano. E dopo questi risultati addirittura ci siamo permessi di sperare in un qualche cosa in più, e nella staffetta in effetti la staffetta maschile ha subito una sventura, perché una foratura del secondo frazionista quando eravamo in testa non ci ha permesso di portare avanti quello che poteva essere addirittura un oro a livello mondiale di staffetta. Noi sappiamo che la staffetta è il risultato più importante a livello federale, perché proietta a livello internazionale il valore di una federazione. Tra le donne addirittura abbiamo rischiato l'argento fino a mezz'ora dal termine, quando poi per un piccolo errore la terza frazionista Milena Cipriani è riuscita comunque ad agguantare la sesta posizione. E siamo intanto, vedete come davvero sia una gara assolutamente sprint, partenza, una serie di transiti e poi subito gli arrivi, qui ancora con le categorie femminili, abbiamo visto intanto anche le categorie juniores dove stanno gareggiando gli azzurri Marco Bonazzi, Lucas Stampfer, Marco Guizzardi, Riccardo Rossetto, mentre ecco alla partenza lei, la regina del mountain bike orientieri azzurro, Laura Scaravonati. Non è la sua gara, però ha detto che ce la metterà davvero tutta per regalare soddisfazioni al movimento azzurro, che dunque ha ottenuto non solo questo importante riconoscimento a livello internazionale con l'assegnazione del mondiale, ma soprattutto per regalare davvero ai tanti appassionati anche del suo fans club su Facebook, ma davvero regalare tante tante soddisfazioni all'intero movimento dell'orientamento su mountain bike. E che c'è da dire, mi raccontava prima Mauro Gazzerro, addirittura email oggi dalla Finlandia che ha sottolineato come davvero questa organizzazione ha dato una svolta al mondo.
Ma sì, in effetti la Finlandia ha scritto complimentandosi per quanto siamo riusciti a fare fino ad oggi, perché in qualche modo l'Italia ha portato la mountain bike a livello della corsa, nel senso che ha dato quel valore che questo nono campionato del mondo, rispetto ai numerosi invece, siamo già al 36esimo mi sembra per la corsa, era giusto che prima o poi arrivasse, quindi ricevere un plauso di questo tipo proprio dai finlandesi e comunque dalla terra scandinava, dove questo sport ha una popolarità equivalente al nostro calcio, è già stato un primo successo per noi. Entriamo un po' in cronaca, entriamo un po' a seguire quelli che sono i risultati. Intanto c'è da notare che tra i partecipanti un grande rientro doveva essere uno degli atleti di punta di questa squadra, un infortunio, grave infortunio, non è voluto comunque mancare nell'ultima giornata. Luca Dalla Valle ha voluto esserci. Luca Dalla Valle è un atleta spettacolare, è un atleta che un mese fa allora già al top mondiale, perché i test che avevamo fatto come nazionale lo proiettavano già tra i migliori al mondo. Un mese fa purtroppo si è rotto la clavicola in maniera scomposta, per cui non era pronosticabile neppure, io per primo gliel'ho sconsigliato di presentarsi al via in questi mondiali. Dopo una settimana che è stato operato, era già sui rulli e successivamente anche sulla strada a provare a tenere la tonicità della gamba. Ha voluto onorarci della partecipazione schierandosi al via oggi, anche se eccezionalmente non era preparato, ecco, per fare questa avventura. E c'era naturalmente da capirlo, reduce appunto da questo grave infortunio, ma comunque una partecipazione al mondiale dà anche morale e quindi ha voluto essere presente a questa competizione. Intanto possiamo dire con la categoria juniores c'è ancora una volta la Repubblica Ceca a farla da padrone. Vediamo che nella classifica con Krzysztof Bogar e Martin Zinovski, mentre al terzo posto c'è già Matti Vainio. Queste le situazioni della classifica al vertice della categoria juniores. Naturalmente adesso capiremo anche qual è il piazzamento dei nostri atleti azzurri, perché abbiamo ampie possibilità di buoni risultati anche da questa categoria. Intanto non abbiamo ancora visto in gara Laura Scaravonati, l'abbiamo vista in partenza, ora cercheremo di vedere qual è la sua situazione di gara, qui ancora con un atleta rappresentante della squadra finlandese che citavamo prima, appunto lo dava l'organizzazione, ma anche i danesi sappiamo che hanno avuto grandi parole di complimenti per quella che è stata l'organizzazione dell'Italia di questo campionato mondiale. Ancora una volta vedete questi splendidi paesaggi, ecco, avete visto, l'abbiamo chiamata l'operatore in questo caso, ecco, però si tratta di Stella Vanotti, se non sbaglio. Stella Varotti, che non è la sua gara, la gara sprint, però ha dimostrato durante questo mondiale una crescita esponenziale a livello tecnico e anche atletico. Atleticamente sapevamo che era preparata perché abbiamo sostenuto con la squadra un... Laura. Questa è Laura Scaravonati. Laura Scaravonati ha un passaggio abbastanza tecnico, probabilmente nella parte finale della gara, dove un po' ci si giocava il mondiale. Dicevo, tutta la squadra ha sostenuto un allenamento tecnico al passo rolle a 2000 metri, quindi in altura, e siamo arrivati quindi a questo mondiale particolarmente preparati. Per quanto riguarda la gara di oggi, sappiamo che la prima parte è in una zona meno tecnica e meno fisica, in una zona piatta della cittadina di Sossano. Dopodiché dalle immagini scorgiamo che la parte alta dell'anfiteatro è un po' la zona più tecnica della gara, tra i vigneti, dove questi continui intrecciarsi di sentieri giocheranno sostanzialmente il mondiale finale, le posizioni finali. Ancora passaggi, intanto c'è da dire Jaime Origi, il suo tempo lo abbiamo visto arrivare prima, 29:34, un po' distante dai tempi fatti registrare dagli avversari. C'è da dire che Anton Foliforov 26:32, quindi siamo molto in là. D'altra parte era il campione mondiale uscente della lunga distanza e per un infortunio nella qualificazione poi non aveva partecipato alla Marostica Bassano. Sì, Anton Foliforov è un professionista della mountain bike orientamento in Russia,
più che infortunio ha avuto una rottura, sì, con una caduta anche, una rottura del cambio, del forcellino del cambio, pertanto è riuscito a bloccare come un vero meccanico provetto la catena, l'ha messa sulla parte centrale del cambio dietro ed è riuscito a finire la gara, ma non è riuscito, ahimè, a qualificarsi. Questo ha tolto l'ha tolto dalla chance di confermare il titolo. Oggi vedremo come si comporterà in una gara che non è certo la sua migliore specialità. Ancora questi splendidi passaggi, queste splendide borgate, un mondiale che, lo ammetto, a livello anche personale ha portato tutti a scoprire angoli del territorio, del patrimonio italiano, del patrimonio veneto, del territorio vicentino, poco conosciuti ma di una bellezza incredibile. Mauro. Ma in effetti parlavo proprio oggi con Zardal, un amico della Repubblica Ceca che segue l'Orienteering da tempo e al seguito fra l'altro della Nazionale Ceca, il quale... Che è anche con una sua televisione presente a seguire l'evento. Esattamente, e mi diceva proprio sì, un mondiale atipico, perché la sua definizione è stata non è nella foresta ma così particolare in questa zona collinare e soprattutto con una varietà di percorsi che abbiamo avuto modo di scoprire dalla long di cui parlavamo prima fra Marostica e Bassano e quindi con la precedente qualificazione sulle colline delle Bregonze, a queste tre tappe invece nella zona sud dei Colli Iberici con la tipicità proprio della collina molto più dolce, con questi spazi aperti che vediamo e sui quali poi pur avendo ampie vedute c'è la difficoltà poi di andare a individuare la traccia giusta appunto tra i terrazzamenti, i vigneti, in particolare qui a Sossano dove, come dicevamo prima, l'anfiteatro di Monte Croce è proprio un susseguirsi di filari di viti arroccate in questa conca. Abbiamo visto partire un azzurro, Andrea. Era Luca Dalla Valle che è partito, come si suol dire, a bomba, forse per guadagnare qualche cosina che sicuramente perderà nei tratti in discesa, dove chiaramente l'infortunio che ha appena recuperato non gli può permettere di sostenere dei ritmi eccezionali. Ancora atleti, un atleta russo, in questo caso nel passaggio nella lanterna, il consueto gesto tecnico per il riconoscimento, poi la lettura della cartina, l'orientamento e si riparte. Davvero uno sport molto particolare, spettacolare, richiede tante capacità tecniche, intanto attenzione perché siamo con la chiusura della gara da parte di Stella. Stella Varotti sì, non ha fatto una grandissima gara, oggi sappiamo che la sua specialità era più la lunga distanza o la middle distance. Non ama moltissimo le zone ultra tecniche, credo che chiuderà attorno alla 40ª posizione. Qui invece Laura Scaravonati è appena arrivata col miglior tempo, mancano ancora una quindicina di ragazze che partono dietro di lei, per cui sono ancora in gara e qualcuna ha già fatto segnare il miglior intertempo a circa metà gara. E dunque davvero Laura sta disputando un grande mondiale, d'altra parte dobbiamo ricordare che è l'unica atleta del settore femminile, per così dire professionista, in quanto fa parte del gruppo sportivo della Forestale, quindi questo le consente di allenarsi a tutto tondo, anche se sappiamo che altri atleti, non essendo comunque nei gruppi sportivi militari o di polizia, riescono comunque a trovare il tempo di allenarsi ad altissimo livello, nonostante abbiano l'attività lavorativa o lo studio. Ah, sono persone da ringraziare assolutamente, io per primo come tecnico a volte mi chiedo come possano farcela a lavorare 8 ore al giorno, arrivare a casa, salutare velocemente la propria famiglia, qualcuno è anche padre di famiglia, già bis padre di famiglia e poi inforcare una bicicletta e sostenere un paio d'ore o anche 2 ore e mezza di allenamento tutti i giorni. E ci si allena 6-7 giorni alla settimana con la gara la domenica o i test che richiede la nazionale, quindi sono persone veramente eccezionali.
Persone eccezionali, intanto andiamo a vedere anche la classifica. Dicevamo dunque junior maschile con Christoph Bogar, Repubblica Ceca al primo posto, Martin Znoski con il secondo posto e Euromatti Vainio Finlandia al terzo. Per i nostri atleti c'è da segnalare un ottimo settimo posto, 25.05 il tempo, Marco Bonazzi l'atleta bolognese e anche un nono posto davvero buono per l'alto altesino Lucas Stampfer, mentre al dodicesimo posto Marco Guizzardi e al 28esimo Riccardo Rossetto. Nel femminile, subito velocemente, ancora una volta lei, la regina, la grande professionista della Russia, Svetlana Poverina, 23.02, secondo posto la finlandese Lisa Hakala, mentre al terzo posto l'altra russa Tatiana Repina. Per quanto riguarda i risultati delle azzurre, al 11esimo posto Pamela Geiger, al 17esimo Silvia Simoni e al 20esimo Katia Dal Molin. Ma andiamo a vedere allora la gara femminile, perché abbiamo già visto dunque che è arrivata Laura Scaramonati, che ha fatto registrare il tempo di 27.12, mentre Milena Cipriani 29.54 e al momento risulta intorno alla 40esima posizione Stella Varotti con 32.25. Da capire a questo punto cosa riusciranno a fare le altre. Soprattutto abbiamo visto molto veloce Michaela Gigonna, l'atleta dell'Austria, che si è aggiudicata il titolo della gara sulla media distanza a Pozzolo di Villaga, altra splendida località che ci ha portato a conoscere. Qui c'è la Stampfler, la pluricampionessa mondiale, che prosegue anche lei molto spedita, anche se il suo tempo non ci sembra eccezionale. Andiamo a vedere anche qual è la situazione, perché c'è anche nel maschile con il danese Erik Svogard e il ceco Hiri Hadril che stanno davvero disputando un'ottima gara. Tra poco vedremo la classifica, l'aggiornamento complessivo del tempo di gara per conoscere quindi anche tra gli elite qual è la classifica. Intanto purtroppo ci segnalano che via via sta scendendo di classifica la nostra Laura con l'arrivo delle avversarie. Era un po' prevedibile, Laura aveva confessato già ieri che la sprint non è per niente la sua gara. Sì, è vero, infatti non ci aspettavamo e non ci aspettiamo un risultato d'eccellenza, però Laura ha comunque fatto registrare un tempo sorprendente, tanto è vero che guardando i primi intermedi risulta ancora al sedicesimo punto la prima, cioè prima come intermedio. Questo probabilmente segnala che la parte finale, gli ultimi due o tre punti della gara sono i punti in cui si gioca tutto il mondiale, la parte più tecnica di tutto il mondiale, e probabilmente potrebbero rientrare a questo punto allora in gara anche persone come Foliforov, che sono estremamente tecniche e anche se prediligono le gare molto lunghe. Via via si susseguono gli arrivi, qui un altro atleta finlandese, dunque l'ultima parte di questo tracciato si sta rivelando decisiva per quelli che sono la classifica finale. Intanto ecco un azzurro ancora con Luca Dalla Valle. Luca Dalla Valle lo vediamo un po' arretrato rispetto ai primi di classifica sull'intermedio, probabilmente la non condizione ne sta appunto condizionando il risultato finale, a circa due minuti di intermedio in più rispetto ai migliori. Non potevamo comunque aspettarci una grandissima prestazione, ma l'importante, come sottolineavamo prima, il suo rientro alle gare. Qui continuiamo a vedere maglie su maglie, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Estonia, Mauro Gazzero. C'è tanta soddisfazione nel veder sventolare, nel veder correre tante maglie di tante nazionalità, una Vicenza che si ricorderà a lungo di questo grande evento. Ma sicuramente un campionato del mondo che annovera 30 nazioni, è un momento importante. Fra l'altro ci tengo anche a sottolineare che questo è il campionato del mondo che per la mountain bike orienteering raggiunge il record di nazioni partecipanti. Si ricorderà sicuramente questo momento soprattutto per quanto riguarda l'area iberica, perché comunque comuni di Sossano, Alonte, Pozzolo di Villaga non hanno, rispetto per esempio a Marostica Bazzano, mai vissuto momenti di un certo prestigio, insomma anche per la dimensione del comune stesso. E motivo in più anche il fatto che dietro questo mondiale sia stato comunque creato un progetto per cui
questo punto di partenza, oltre che per la valorizzazione del territorio, anche della sentieristica e di quello che potrà essere fruibile dagli stessi cittadini di questi comuni, tanto in chiave turistica ma anche proprio di percorsi, di Nordic Walking, visto che a questo mondiale fra l'altro era stata in chiave ecologica e ambientale abbinato anche un progetto di Nordic Walking ad ogni tappa. Davvero un evento che resterà dunque nella memoria di molti, nei tanti appassionati, perché qui è un territorio di orientamento, soprattutto corsa. Lo ricordiamo poi che nel 2014 sarà l'altopiano di Asiago ad ospitare il campionato mondiale. Finito dunque una rassegna iridata nel Vicentino, si comincerà già a lavorare per questo prossimo appuntamento. Qui vedete davvero questi splendidi particolari che ci offrono gli operatori della squadra tecnica e della produzione dell'evento, che vanno a cogliere il momento più difficile sicuramente, che è quello, una volta eseguita la punzonatura nella lanterna, si deve decidere qual è la traiettoria successiva. Sì, tra l'altro qui in Italia è tradizione, anche per una questione proprio di impossibilità fisica, di tagliare tra un sentiero e l'altro. Pertanto in giornata come questa la parte tecnica viene proprio sviluppata nel dover fare la scelta meno lunga possibile ma e più veloce. Potrebbero esserci indubbiamente su una gara del genere delle sorprese, e pertanto uomini di classifica che solitamente vanno bene su percorsi più da spingere, più fisici, come di solito sono quelli sprint, su una tipologia del genere potrebbero avere dei risultati diversi. Ecco, siamo con l'atleta svizzera, fino a questo momento non ha regalato un grande mondiale. L'atleta svizzera probabilmente è arrivata non in formissima, e se mi sente, che mi conosce, chissà cosa mi dice. Ha comunque avuto una grossa soddisfazione ieri in staffetta, vincendo una staffetta che negli anni non aveva mai vinto, proprio perché non ha mai avuto delle compagne di staffetta all'altezza. Lei stessa ha ammesso questa cosa e ha ringraziato la federazione di averla sostenuta fino ad arrivare al top mondiale come ha fatto ieri. Qui avete visto la foga nel momento d'arrivo, atleti stremati dalla fatica, necessario da parte dell'organizzazione ripristinare subito i faceletti d'arrivo per chiudere, perché serve naturalmente l'ultimo gesto per concludere il tempo. Qui poi è la fase in cui si passa dalla giuria, i tanti volontari della giuria, per raccogliere e fare la lettura finale di tutti i tempi registrati nel passaggio delle varie lanterne. Allora attenzione, perché ci stiamo portando verso la fine della gara, stanno scendendo ormai quasi tutti gli atleti anche della categoria elite maschile. Tra poco dunque avremo anche la classifica finale e conosceremo gli ultimi campioni mondiali di questa edizione, 2011, le ultime quattro maglie in palio. Ecco, vedete qui l'austriaca Michaela Gigon passare in uno degli ultimi punti della competizione, alle sue spalle un atleta della Repubblica Ceca, altra squadra nazionale davvero fortissima come la Finlandia. Ricordiamo naturalmente Sarela, che ha vinto addirittura due medaglie d'oro a questo mondiale, un bis solamente Svetlana Poverina ha fatto incetta di medaglie, di più di quello che è stato il risultato del finlandese Sarela. Qui intanto con l'atleta danese che ha vinto la marostica Bassano, la Svetlana Edgard, ancora atlete e su atlete per completare. Intanto purtroppo la classifica ci porta a vedere che sta scendendo di posizione su posizione Laura Scaravonati, con la francese Gilles Barlet nelle prime posizioni, la Gigon che sta arrivando, completando dunque la sua gara. Vedremo ora naturalmente la classifica, vedete come sono velocissime nelle fasi conclusive, determinante il tempo. Ancora un passaggio, un mondiale che ha regalato molto al movimento della orientamento su mountain bike, diciamo che davvero
non si poteva pretendere di più dai nostri atleti che hanno saputo davvero regalare grandi, grandi emozioni e soddisfazioni. Andrea, quali saranno adesso i prossimi appuntamenti per la squadra azzurra? La squadra azzurra si trasferirà dal 17 al 25 settembre a San Pietroburgo, dove si svolgeranno i campionati europei di mountain bike orientamento. Stiamo vivendo, come abbiamo ripetuto prima e come abbiamo dovuto ripetere fortunatamente in tutte queste giornate, in questi giorni che si sono susseguiti di gare, un bellissimo momento di forma, non solo fisica ma anche tecnica. Questa cosa ha alzato moltissimo il morale, le medaglie che sono arrivate ci hanno dato modo di avere un riscontro positivo e immediato del lavoro fatto in questi 3 anni, che sono stati 3 anni lunghi, ma quando arrivano indubbiamente le medaglie sono immediatamente gratificanti e ai sacrifici non si pensa più. Ci sarà appunto questa trasferta, sarà una trasferta molto più tecnica rispetto ai nostri terreni, dove appunto la parte fondamentale del percorso sarà il poter attraversare da un sentiero all'altro il bosco puro, è un bosco meno impervio rispetto a quelli che vediamo qua tra i nostri vigneti, quindi un bosco meno fisico e molto più tecnico, dove la navigazione viene fatta proprio ad azimut, cioè prendendo la direzione con la bussola, e pertanto chi vincerà sarà veramente un orientista a tutti gli effetti. E ancora una volta vediamo impegnato Luca Dalla Valle, siamo nelle ultime fasi di gara, abbiamo visto intanto arrivare Michaela Ghigon, l'atleta austriaca, 26:46 il suo tempo, e si delinea quindi la classifica della gara femminile. Vince il titolo la francese Gilles Ballet, al secondo posto la finlandese Marika Hara, al terzo Michaela Ghigon, e la nostra Laura Scaravonati finisce al settimo posto, un buon piazzamento senz'altro, Andrea. Ma è un ottimo piazzamento, non tanto per il piazzamento finale come settimo posto, quanto perché ci distanzia dall'oro, 34 secondi ci distanziano proprio dall'oro. E siamo dunque verso la conclusione, ma sentiamo a questo punto il commento su questa gara da parte dei nostri atleti azzurri nel dopogara, dopo l'arrivo di Della Valle. Sì, dai, sono contento di essere rientrato, e forse mi aspettavo un po' di più, ma comunque sì, fisicamente non ero molto pronto, in salita sentivo subito che non avevo le gambe, il fiato per giocarmela, quindi ho deciso di continuare la gara col mio ritmo e onorare questo mondiale. Io ho fatto davvero una prestazione per me eccezionale, c'era una prima parte in pianura nella quale ho cercato di spingere il più possibile, nonostante non sia la pianura non sia adatta alle mie caratteristiche di biker, e sono soddisfatta perché ho affrontato appunto questa prima parte, ho cercato di spingere sull'unica salita, ho dato il massimo e ho fatto bene la parte delle ultime lanterne in discesa tecniche, sono soddisfatta molto. L'ultima volta che ci siamo trovati con tutta la squadra per fare un test abbiamo cercato di fare qualche previsione e non eravamo stati così ottimisti, quindi direi che adesso si va a festeggiare. Festeggiamenti meritati per la squadra azzurra, io ringrazio subito gli ospiti, Mauro Gazzerro, vicepresidente del comitato organizzatore, presidente della FISO del Veneto, e Andrea Visioli, responsabile del settore mountain bike orientieri della FISO, grazie per la vostra partecipazione. Qui siamo con il podio, cominciamo quindi con la categoria juniores maschili, qui intanto con l'elite femminile, con la francese, dunque Gael Barlett, poi Marika Hara e Michaela Ghigon, mentre siamo con il podio della categoria maschile, russo Anton Foliforov, l'estone Tony Serm, e al terzo posto Jiří Hadlil della Repubblica Ceca. Un grazie al tecnico Paolo Carraro per la sonorizzazione, un saluto da Luca Ginetto.